Il derby è una partita particolare, è una partita che trascende dalla normalità, non contano i punti, non conta la classifica, è una partita fuori dal comune, si gioca più che altro per una supremazia, in questo caso provinciale. E questo è un modo di viverlo in maniera diversa, un modo di viverlo in maniera più conviviale. Carpi stasera è acceso e lo sarà per tutta la notte. I tifosi, tutti i tifosi del Carpi hanno scelto di viverla in maniera particolare, ma noi abbiamo scelto di raccontarvi come hanno deciso di viverla quelli del camper biancorosso. Ragazzi, sono uomini di fede biancorossa che amano seguire la propria squadra in giro per l'Italia su questo camper. Stasera hanno deciso di vivere una sorta di trasferta in terra patria e hanno deciso di vivere il derby, la sera prima del derby, con grigliate e vin brûlé. Una parte dei tifosi è a mangiare e stare in giro tutta la notte, non si va a letto perché ci si vuole gustare fino alla fine questa atmosfera magica. In caso di vittoria il Carpi potrebbe abbozzare una fuga, in caso di sconfitta comunque ci sarà modo per rifarsi, non se ne vuole parlare, stasera c'è solo voglia di festeggiare. Adesso cominciamo a conoscere anche un po' i personaggi che animano questa festa. Ciccio, insomma, tu sei l'anima della festa perché il camper è il tuo. L'anima, anche, l'anima dell'immortale, no, l'anima è il grande Marco Bertacchini che ha fatto il sito su Facebook. Insomma, qual è la maniera di vivere questa partita speciale? Nella passata stagione era un po' tutto nuovo, insomma, questo derby in Serie B. Adesso, insomma, ci stiamo abituando bene. La nostra squadra in questa stagione sta facendo cose strabilianti e stasera c'era voglia di viverla senza andare a dormire. Sì, è una passione così. Stasera staremo qua tutta la notte per vivere questa vigilia del derby e speriamo di vincere domani. Tutto qua. Jack Frankenstein Junior, Tac Marty Feldman. Insomma, la festa sta prendendo, insomma, direi animo, si sì. È mangiato, però non direi si è ancora bevuto sì. Abbastanza, insomma. Ancora no, è ancora lunga la faccenda, arrivare a domani. Qua devo dire che quelli di una certa età ci danno la paga, devo dire, perché vedo che sono belli. Tra l'altro alcuni stanno andando via perché mi dicevano che vanno al Mascara a ballare, quindi insomma stanotte non se ne parla. C'è tanta gente in giro, euforica, e domani sarà una festa, speriamo... Per noi soprattutto gemellaggio col manto. No, mascara, gemellaggio col manto. Con le mantovane. Con le mantovane, sì. Parliamo anche Maino, dici qualcosa anche tu rispetto al derby di domani. Insomma, tu fai parte di questo gruppo, insomma, acceso di camperisti. Ci divertiamo, mangiamo. Qualche signore in giro, qualche signora in giro. Però insomma è un derby vissuto all'insegna della goliardia, la rivalità la si vive con un briciolo di simpatia. Speriamo che vada tutto bene, che non succeda niente, che vinca il Carpi. Non firmi per il pari? No, niente pari. Niente pari. Noi aspettiamo che Calienda la palla dentro la rete del Modena. Calienda? Sì. Calienda il sole. Beh, insomma, sì, non se ne parla, insomma, qui di pareggio, si festeggia. No, ma io l'ho sempre pensato e l'abbiamo sempre sicura. Fatto. Insomma... Più uno. Cioè noi dobbiamo fare tre punti, un gol in più. E del Bologna-Frosinone ne parliamo, non ci interessa. No, il Bologna non lasciamo andare, lo lasciamo in Serie B di dietro. È di mercato, chi è che vuol parlare di mercato? No, vanno bene i nostri ragazzi. Vanno bene i nostri. Dobbiamo rimanere così. Li teniamo tutti. Tutti, lasciamo così. La squadra è perfetta così. Però parliamo anche di calcio con uno che ne capisce. Insomma, parliamo anche con chi se ne occupa. Con collega Fabio Garagnani, allora anche tu in mezzo a questa, insomma, ordaglia colorata e rumorosa. Sì, e devo dire che loro il derby l'hanno già vinto, come penso che lo vincerà domani il pubblico del Cabassi, che sicuramente sarà degno dell'occasione. Sempre una partita particolare il derby, e credo che i tifosi lo dimostreranno domani nel loro solito modo, molto civile, molto educato e un po' anche scanzonato, come giusto che sia in un'occasione del genere. Particolare anche il fatto che la prevendita sia stata aperta nell'imminenza della partita di Bari, la gente chiaramente concentrata sulla partita di San Nicola, poi vinta alla grande dai nostri ragazzi, ha bruciato italiani, anche questo è un piccolo record. Sì, ed è un record anche rispetto alla stagione, alla scorsa stagione, perché non era andata in questo modo la prevendita, ma questo è chiaro che accade. Carpi primo in classifica, sta facendo
un campionato ben al di sopra di tutte le attese, che sta stupendo credo tutti, anche gli addetti al lavoro, e quindi credo che la risposta della città sia stata quella giusta. Allora, una puntatina sul mercato la facciamo anche con te, intanto sono sui gioielli del Carpi, però insomma la piazza vuole la conferma in toto della squadra. E credo che arriverà la conferma in toto della squadra, tranne qualche pezzo che probabilmente non ha giocato fino ad oggi, non ha trovato spazio, che potrà partire sostituito con altri giocatori giovani. Non credo che ci saranno grossi cambiamenti nella rosa del Carpi, ed è giusto, visto quello che hanno fatto fino ad oggi, che sia questo. La società è rimasta bruciata dalla scorsa stagione, quando a gennaio era intervenuta inserendo, diciamo, pezzi importanti nella rosa, poi il risultato non è stato quello che ci si aspettava, e i soldi spesi da Bonaccini, diciamo, che non l'hanno ben disposto anche nei confronti di questa stagione e di questo mercato. Una puntatina anche sui tifosi: qui c'è una rappresentanza dei tifosi, quelli del camper, che vogliono festeggiare così, vogliono vivere così la vigilia. I GDL la vivranno in giro a bere, a divertirsi tutta notte, perché si fa fatica ad andare a dormire, gli irriducibili anche, insomma. Carpi stasera non andrà a letto. Sì, Carpi non andrà a letto, ed è il preludio di quello che secondo me accadrà domani al Cabassi. Credo che ci sarà una bellissima coreografia e un clima davvero bello, degno di questo derby, della civiltà di questo derby e della civiltà di questa regione dell'Emilia, di cui io sinceramente vado molto fiero. Dimmi, flash, due uomini cardine per il Modena, due uomini cardine per il Carpi, chi saranno i giocatori che potranno spaccare questa partita? Io credo Granoce e Schiavone, se gioca nel Modena, perché Schiavone è davvero un buon giocatore, un buon centrocampista, e nel Carpi ovviamente Mbakogu e Romagnoli, perché se Romagnoli ci sarà e giocherà da Romagnoli dopo questa settimana difficile, allora per Granoce sarà davvero difficile riuscire a tirare verso Gabriel.